mitica. Buongiorno a tutti. A nome del mio presidente Lorenzo Cagnoni e dell'amministratore delegato Corrado Perraboni vi do il benvenuto a VOICE, Vicenzoro International Community Event. È un evento straordinario, siamo qui sia in presenza ma siamo anche online in diretta streaming sul nostro sito web ma anche sul nostro YouTube channel e il nostro Facebook account. Questa è una modalità nuova che stiamo utilizzando, tra l'altro vedo con piacere che c'è anche la traduzione simultanea e come vedete siamo in una fiera totalmente diversa da quella che probabilmente ci ricordavamo. Questa è stata una necessità, è stato un giusto momento evolutivo che Italian Exhibition Group ha raccolto con reattività e proattività e quindi abbiamo deciso di lanciare Voice. Voice già nel suo naming ha la sua reason why, al suo ragion d'essere, perché vuole dare voce al settore. La voce non passa solo dalla parte fisica e quindi da quello che facciamo qua, ma da quanto di quello che facciamo qua poi va nei mercati, per esempio target che ci interessa, ma in questo caso, e adesso ci arriviamo, agli interessati a tematiche culturali o tecniche come affrontiamo oggi. Tutto questo l'abbiamo fatto non solo noi organizzatori della fiera, ma lo facciamo a 4, 6, 8, 10, 12 mani con le associazioni di categoria, con i nostri partners, perché la fiera deve essere un motore delle filiere ed è al servizio di queste. Quindi è giusto che si faccia quello che il mercato vuole, quello che le aziende richiedono. Confederorafi, in particolare col dottor De Pascale, abbiamo una relazione continua nell'affrontare, nell'esplorare anche nuove modalità. Credo che oggi abbiamo raggiunto tra l'altro un traguardo incredibile, avendo Di Maio in diretta, stando tutti lì presenti, tutti uniti, dopo avergli anche consegnato un documento con le istanze. Vedo qua il dottor Poma, la prima era la tua, e quindi credo che abbiamo fatto un risultato eccezionale e soprattutto in questo clima straordinario. Quindi io vi ringrazio per essere qui, per contribuire alla cultura e alla formazione del nostro settore. Tra l'altro ricordo a tutti che quanto viene registrato qui poi a parte essere live adesso, ma sarà presente sul nostro canale YouTube e sul nostro sito, sperando che questo possa essere un contenuto di valore per tutti gli associati Federorafi e per tutti quanti ne abbiano bisogno. Adesso lascio la parola al mio amico e compagno di viaggio, di avventure di Stefano De Pascale, e ringrazio tutti voi e i nostri guests, adesso mi viene da parlare in inglese, per essere qui con noi e per condividere la vostra cultura e conoscenza. Grazie. Grazie. Grazie Marco, perfetto. Ecco. Anzitutto ricambio i ringraziamenti da parte della Presidente Ciabatti al dottor Carniello, Marco Carniello, per l'introduzione e per la disponibilità, Italian Exhibition Group, per la grande opportunità che ci dà oggi di presentare al termine di 3 giorni interessanti, penso e spero anche dal punto di vista del business, ma soprattutto dal punto di vista dell'informazione, della formazione per le aziende del comparto orafo italiano, perché abbiamo vissuto 3 giorni intensi e stimolanti sotto tanti punti di vista. Si è parlato di internazionalizzazione, si è parlato di marketing, di e-commerce, ci sono state testimonianze interessanti di tanti vostri colleghi, si è parlato anche di innovazione di prodotto e non potevamo concludere questa 3 giorni con una tematica per certi versi molto impegnativa, che però sostanzialmente è poi il quotidiano di tutte le aziende del settore quando devono affrontare il day by day nel sistemare amministrativamente e fiscalmente i conti in azienda e le relazioni all'interno della filiera. Per questo motivo Federorafi da sempre
si è impegnata, tra le tante tematiche che segue per rappresentare le imprese del settore, anche ad affrontare tematiche di una certa complessità come quelle fiscali, della normativa tecnico-fiscale. Come le affrontiamo? Innanzitutto ci tengo a sottolineare che la federazione, la Federorf, è una federazione nazionale che raggruppa le aziende di produzione dei metalli preziosi, degli oggetti di metallo prezioso a livello nazionale. Al suo interno rappresenta anche alcune componenti della filiera come soci aggregati, quindi abbiamo al nostro interno le importanti realtà cosiddette banchi metalli e gli affinatori, e poi abbiamo anche relazioni con la parte della distribuzione all'ingrosso, e poi ci confrontiamo anche col dettaglio con la loro associazione di rappresentanza che è la Federpreziosi di Confcommercio, proprio per cercare di trovare delle sintesi su tutte le tematiche di carattere tecnico, normativo e anche fiscale, perché bisogna avere una visione a 360 gradi, soprattutto riteniamo nell'ambito fiscale, perché ai noi l'Italia, cioè, ha tanti record, il nostro paese come record a livello internazionale positivi, abbiamo anche qualche record negativo, e sicuramente quello della complessità legislativa e fiscale è sicuramente uno di questi record con cui dobbiamo confrontarci, e quindi occorre assolutamente dare la possibilità alle nostre imprese di avere delle informazioni di prima mano da un lato, e dall'altro raccogliere dalle imprese suggerimenti e consigli per poter cercare di risolvere le criticità che nel campo fiscale, non ve lo devo dire io, nel nostro settore sono sicuramente le più complesse, perché per la materia prima che trattiamo, che trattate, cioè la materia prima in particolare l'oro, per la doppia valenza di strumento da investimento da un lato, ma anche finanziario, ma anche strumento bene industriale per la trasformazione in prodotto finito. Quindi Federorafi sostanzialmente dal 1947 sta affrontando tematiche a largo respiro, e in particolare tematiche di carattere fiscale. Come le affrontiamo? Le abbiamo affrontate attraverso uno schema che riteniamo vincente, ovvero da un lato uno stretto rapporto col territorio, con i territori, con i principali distretti, quindi con Vicenza, Alessandria, per Valenza e Arezzo, poi anche Torre del Greco. Non per niente qui, poi quando ve li presenterò, ci sono gli esperti del team fiscale di Federorafi, che sono anche gli esperti delle realtà locali, che hanno quindi contatti a chilometro zero con le imprese, e poi ovviamente a livello nazionale ci confrontiamo con le amministrazioni centrali. È un'attività che ci ha permesso di portare a casa comunque dei significativi risultati. Io faccio un excursus veloce di quello che la federazione ha portato avanti in questi anni, e ho sottolineato alcuni elementi interessanti, perché molte volte non ci rendiamo conto del lavoro fatto e dei risultati che abbiamo prodotto in questi anni, soprattutto con un obiettivo di semplificare e portare chiarezza all'interno del settore, perché più è semplice, più è chiaro il rapporto con l'amministrazione fiscale, con le tematiche fiscali, più le nostre imprese possono dedicare tempo e sforzi nell'attività di produzione e di realizzazione dei manufatti, cosa ancora più importante in un periodo così complicato come quello attuale. Io ho evidenziato in un paio di slide, poi cedo la parola ai colleghi, quello che è successo in questi ultimi 20 anni. Ho messo solo alcune iniziative di particolare importanza. Direi, visto che sono temi che tratteremo anche dopo, non mi dimenticherei in partenza su quello che siamo riusciti a ottenere anche sul prestito d'uso. Non per niente c'è stato con l'Agenzia delle Entrate, per la precisione è stato fatto anche con l'allora Ministero delle Finanze nel 95, siamo riusciti in qualche modo a dare un inquadramento, soprattutto dal punto di vista giuridico, di quello che è il contratto di prestito d'uso, vista la sua atipicità. Poi direi un'altra, diciamo, chiave di volta, un'altra svolta epocale per il comparto è stato qualche anno dopo, quando è stato abolito sostanzialmente il monopolio dell'oro in Italia per recepire la direttiva europea che alla fine degli anni 90 è stata costruita a livello europeo. E qui ci tengo a sottolineare un aspetto importante. Quando abbiamo affrontato il tema a livello di Commissione europea in quegli anni, alcuni erano fisicamente presenti nelle discussioni a livello europeo, l'attenzione dell'amministrazione comunitaria era totalmente concentrata sugli aspetti dell'oro da finanziario, l'oro da investimento, l'oro industriale che per l'Italia già a quei tempi e ancora adesso era fondamentale, era trascurato.
siamo riusciti a intervenire, non per niente, lo noterete, nella direttiva europea si parla di oro da investimento e oro diverso da investimento, perché diciamo il punto di partenza era un punto di partenza focalizzato sull'oro da investimento. Siamo riusciti a intervenire già in quella sede e oltre ad avere diciamo, l'esenzione sostanzialmente per l'oro da investimento, siamo riusciti a ottenere l'applicazione del reverse charge, forse per la prima volta in assoluto, su un bene industriale come l'oro, l'oro industriale. L'applicazione dell'inversione contabile ha permesso anche di generare meno complicazioni all'interno del sistema produttivo europeo, ancor più poi quando è stato recepito in Italia. Vado veloce, un altro aspetto che ci tenevamo a sottolineare è anche l'operazione che abbiamo fatto con l'Agenzia delle Entrate, quando abbiamo avuto una risoluzione che ha chiarito anche i contorni del conto lavoro, attività fondamentale nella vostra attività diciamo di lavorativa all'interno della filiera. Ricordo in quegli anni che ancora il conto lavoro, il tema della contemporaneità tra metallo e pagamento non era così ben definita. La risoluzione ottenuta nei primi anni 2000 ha in qualche modo dato la possibilità alle aziende di lavorare in tranquillità e in sicurezza anche dal punto di vista fiscale. Potrei andare avanti per altro tempo, ma non vorrei sottrarre tempo agli approfondimenti della giornata odierna. Ricordo che siamo comunque impegnati su, come vedrete più tardi, su tanti fronti, alcuni li abbiamo chiusi, altri sono ancora aperti ed è fondamentale momenti di condivisione come quelli di oggi, dove abbiamo la possibilità di avere persone qua in presenza e tante persone collegate in remoto. Colgo l'occasione perché è collegato in remoto che in sovraimpressione c'è anche un numero WhatsApp per eventuali quesiti che se ci sarà tempo faremo alla fine, che comunque daremo una risposta se domani nei giorni successivi. Quindi invito tutti a seguirci e passo la parola, prima di passare la parola voglio solo velocemente presentare i relatori che sono subito dopo di me interverrà il dottor Maurizio Bertoncello che è il consigliere delegato di Federorafi per le tematiche riguardanti l'attività fiscale. Poi in ordine alfabetico presento i colleghi qua presenti, che ci sono Paolo Ceola, che è il responsabile dell'area fiscale di Confindustria Vicenza, nonché del team nazionale di Federorafi. C'è Walter Marazzani, che è il nostro responsabile fiscale nazionale di Federorafi. Paolo Marraghini della Confindustria Toscana Sud, sempre del team nazionale. In collegamento in remoto avremo alla fine, tratterà l'ultimo tema in agenda, anche Matteo Ferraris che è il responsabile dell'area fiscale di Confindustria Alessandria, quindi per tutta la tematica dell'area valenzana, dell'area gioielliera. Aggiungo, perché è giusto citarlo, anche Antonio Baio, oggi non è qui presente, ma anche lui ha dato un contributo negli anni e anche a quello che andremo a presentare oggi in maniera molto significativa. Penso di aver detto tutto quello che dovevo dire in questa fase introduttiva, l'ordine del giorno è quello, alla fine speriamo di avere tempo per rispondere alle domande, ci siamo impegnati di finire entro le 16 e cerchiamo di essere precisi, i tempi sono quelli anche televisivi e quindi cedo la parola al dottor Bertoncello per una breve introduzione e vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Avete visto nella presentazione del nostro direttore che l'attività fiscale della nostra federazione è stata molto intensa. Come sapete, siamo in un settore che ha delle specificità uniche che quindi creano periodicamente problematiche da parte degli organi accertatori. Pertanto invitiamo le aziende a segnalarci eventuali problematiche settoriali che incontrano in fase di verifica. Le aziende devono sapere che tratteremo le segnalazioni nel rispetto della privacy e pur mantenendo la riservatezza sull'argomento analizzeremo la problematica sempre come servizio gratuito e per tutto il settore. Oggi verranno trattati dai nostri validi relatori che sono degli esperti professionisti che ogni giorno devono districarsi nei meandri della legislazione fiscale italiana definita recentemente dallo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, una giungla impossibile da comprendere per chiunque. Quindi hanno una missione quasi impossibile. Oggi verranno trattati numero 6 corposi argomenti che avete già visto nell'ordine del giorno. Passo ora la parola al primo relatore, dottor Paolo Marraghini. Grazie.
Buonasera a tutti. Io parlerò brevemente, visti i tempi, del prestito d'uso e poi a seguire immediatamente l'argomento relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa. Allora, il prestito d'uso è uno strumento giuridico, un contratto atipico che è di particolare interesse per le imprese del settore orafo. Direi che ha caratterizzato storicamente l'attività delle imprese e quindi io da tanto tempo seguo le problematiche del settore, quindi ho partecipato a tutte quelle che sono le fasi evolutive di questo percorso e a quelli che sono stati anche gli interventi che la Federazione è riuscita ad ottenere nel tempo. Il primo, quello proprio del riconoscimento, direi, giuridico di questo contratto, di questo strumento, appunto, che già dal 1995 ha avuto, in una prima circolare, una definizione da parte dell'amministrazione finanziaria. Allora, poiché il comportamento fiscale è sempre un comportamento che segue quello che è la volontà delle parti, quello che è l'accordo, quello che in effetti sta alla base del comportamento oggettivo, allora è stata fatta un'analisi per individuare quale di questo, diciamo, quali fossero i contenuti particolari di questo strumento. E nel tempo, come dire, l'amministrazione ha fatto una prima disamina cercando di individuare quelli che erano gli strumenti analoghi e quindi ha fatto un'analisi di confronto con quello che è il contratto estimatorio, con quello che è il contratto di comodato e con quello che è il contratto di mutuo. Praticamente, entrando nel dettaglio, tutti questi contratti che appunto sono tipici e disciplinati dal codice non hanno delle affinità, ma nessuno come dire, può essere utilizzato in maniera esclusiva. Il contratto che più si avvicina, vista la causa essenziale, è il contratto, diciamo, è stato individuato nel contratto di mutuo, che in effetti ha come causa appunto quello del finanziamento. Però diciamo che l'aspetto sostanziale che deve essere sottolineato è che questo contratto comunque differisce in maniera evidente per il fatto che mentre nel finanziamento si ha un trasferimento immediato della, come dire, della proprietà, nel contratto di prestito d'uso il trasferimento della proprietà non c'è, ma avviene successivamente se ed in quanto possa essere esercitata la, come dire, la volontà da parte del soggetto di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto. Quindi entrando appunto nell'analisi specifica di questi contenuti contrattuali, dicevo, l'amministrazione ha come dire, puntualizzato che per il fatto che non c'è questo trasferimento di proprietà, praticamente le aziende non devono avere comportamenti oggettivi particolari da un punto di vista tributario, da un punto di vista sia sotto l'imposizione diretta che l'imposizione indiretta, ma in quanto questi si manifesteranno soltanto nel momento in cui avviene questo trasferimento. Quindi nel momento in cui viene stipulato il contratto, di fatto le imprese l'unico riferimento che devono ad avere è quello di registrare a livello diciamo contabile quelle che sono esclusivamente i costi relativi al servizio che la banca addebita, quello che non è qualificato come un onere finanziario ma appunto come un servizio.
Ecco, sulla base di questa, di questi, diciamo, elementi che nel tempo si sono susseguiti, ho detto siamo partiti dal 95 per arrivare recentemente, diciamo, l'ultima è stata la posizione del 2011 nel quale è stata ripuntualizzata anche agli effetti dell'imposizione indiretta, quindi diciamo il percorso si è concluso e dicendo che materialmente non ci sono operazioni particolari, quindi poiché le imprese non devono, non acquisiscono la proprietà, nel momento in cui viene stipulato il contratto non avremo materialmente una annotazione fra gli acquisti, né quindi il bene non va qualificato, considerato fra i beni conseguentemente in rimanenza, ma saranno soltanto appunto fatte delle annotazioni che fino al 2015 erano riportate anche a livello bilancistico nei conti d'ordine, poi con la modifica del codice civile, con la soppressione, soltanto nelle annotazioni bilancistiche, quindi in nota integrativa e sulle relazioni di gestione, da un punto di vista di contabilizzazione, direi. Sotto gli aspetti anche dell'imposizione, quindi indiretta, sotto gli aspetti quindi che qualificano l'imposta sul valore aggiunto, le uniche operazioni che appunto rilevano sono quelle, come ho detto poc'anzi, relative al costo che l'impresa sostiene per la utilizzazione del metallo. Quindi questi oneri, che di fatto sono costi di servizi, abbiamo detto, e come tali vanno solo identificati e riportati a livello bilancistico nella voce B7, proprio fra i costi per servizi, e come tali chiaramente sono oneri deducibili, quindi non qualificati come oneri finanziari, e questo ha permesso anche la deducibilità non solo agli effetti delle imposte dirette, ma anche agli effetti dell'imposizione indiretta, quindi agli effetti, scusatemi, dell'IRAP. Per quanto riguarda l'IVA, dicevo, nella circolare del 2011 è stato puntualizzato infine che di fatto per analogia a queste operazioni si applicano lo stesso trattamento relativo alle cessioni e quindi per quanto riguarda ad esempio l'oro queste operazioni rientrano fra quelle esenti ai sensi dell'articolo 10.11. Quindi sostanzialmente, in estrema sintesi, potremmo dire che ancora oggi che questo strumento è utilizzato, anzi è stato riproposto in maniera molto, direi, puntuale, continua ad essere proposto alle imprese, però le caratteristiche che lo contraddistinguono sotto l'imposizione diretta, l'imposizione indiretta e contabile sono quelle appunto che ho enunciato. E quindi non ci sono in estrema sintesi operazioni particolari da fare sotto l'aspetto dell'imposizione indiretta, perché appunto non c'è il trasferimento di proprietà se non al momento in cui viene esercitata l'opzione. Per quanto riguarda appunto quella indiretta, abbiamo detto IVA per l'oro relativa appunto al singolo metallo, quindi esente articolo 10. Per quanto riguarda le operazioni contabili, annotazione soltanto nella nota integrativa. Ecco, questi sono i caratteri che contraddistinguono questo istituto e ancora oggi sono quelli che le imprese devono osservare. Ecco, sono poi quindi lasciando appunto questo istituto contrattuale, io sono chiamato anche a fare un ulteriore intervento per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d'impresa. Ecco, la Federazione sta portando avanti con impegno, direi, nel tempo anche un percorso che possa in qualche modo permettere alle aziende del settore di ottenere la possibilità di poter rivalutare anche i beni di magazzino. Ci sono tante imprese che ancora oggi, imprese che magari operano da tanti anni, che ancora hanno delle valutazioni del metallo di proprietà che
addirittura che con il criterio LIFO ha valori storici veramente, veramente, come dire, ridicoli rispetto a quello che in effetti è oggi il valore di questo bene. Quindi sarebbe molto importante auspicare la possibilità di riuscire a ottenere il riconoscimento, di poter effettuare la rivalutazione di questo bene, perché questo permetterebbe sicuramente di far emergere un valore reale, un valore di mercato, e quindi far emergere anche un plusvalore che permetterebbe sicuramente alle imprese di ottenere una patrimonializzazione importante. In effetti tutte le varie leggi di bilancio che in questi ultimi anni hanno caratterizzato un po' l'attività, diciamo, che riguarda le imprese, hanno sempre riproposto la rivalutazione, però soltanto la rivalutazione dei beni con la esclusione proprio puntuale di quelli che sono i beni alla cui, diciamo, che caratterizzano l'attività dell'impresa, quindi sono sempre stati esclusi e lo sono tuttora, va bene, i beni merce. Quindi non c'è allo stato attuale la possibilità ancora di rivalutare il magazzino, anche se la rivalutazione che è stata proposta rispetto proprio a quella alla legge di bilancio 2020, quella che è stata proposta ora nel decreto agosto cosiddetto, il decreto legge 104 appunto del 2020, è veramente, come dire, proposta a delle condizioni molto appetibili per le imprese, molto vantaggiose, e l'invito sicuramente è quello di riflettere attentamente su questa possibilità che viene data da questa legge, che in relazione anche a quello che appunto è stato il periodo emergenziale che abbiamo affrontato, che ancora ci troviamo ad affrontare, ha previsto la possibilità per le imprese che hanno sicuramente ridotto molto le attività e quindi compresso, se non addirittura ridotto in maniera significativa i propri bilanci, permette proprio la possibilità di poter rivalutare, potremmo dire, delle condizioni di estremo vantaggio, perché in effetti pagando una imposta sostitutiva del 3% c'è la possibilità di ottenere anche il riconoscimento fiscale. Mi spiego un pochino meglio, cioè la legge, questo decreto agosto, permette di poter rivalutare, va bene, anche soltanto agli effetti civili. Questo sta a significare che le imprese, se lo ritengono opportuno, possono fare soltanto una rivalutazione contabile senza tirar fuori nulla. Quindi basta munirsi di una perizia e individuare quelli che sono i beni. Rispetto al passato, addirittura non c'è più la necessità di dover rivalutare per categorie omogenee, quindi possono essere anche rivalutati i singoli beni. L'impresa può scegliere di rivalutare un bene, sì, un altro no, di rivalutare gruppi interi, anche sistemi misti. Quindi è una cosa estremamente importante perché, ripeto, l'impresa si trova a incrementare i propri asset e a iscrivere in bilancio una riserva, va bene, che è una riserva in sospensione d'imposta da un punto di vista fiscale, quindi può anche essere fatto questo tipo di considerazione, quindi rivalutazione senza necessità di frugarsi in tasca, per così dire. Se invece si vuole ottenere anche il riconoscimento fiscale, come dire, basta pagare un'imposta sostitutiva di IRES, IRAP e eventuali addizionali, quindi un'imposta sostitutiva del 3% su questo saldo di rivalutazione, imposta che sarà pagata in tre rate, diciamo in tre annualità, con riferimento, come individuazione della scadenza, al momento in cui sarà pagato il saldo delle imposte, quindi normalmente a luglio di ogni anno, salvo proroghe. Quindi con questo pagamento si ha anche il riconoscimento fiscale. Che significa? Significa che evidentemente con il riconoscimento fiscale il maggior valore può essere ammortizzato, anche se, attenzione, non possono essere utilizzati
superammortamenti e iperammortamenti, perché questi sono comunque calcolati con riferimento al costo dei beni. Se poi un'impresa volesse anche addirittura utilizzare il saldo attivo di rivalutazione, abbiamo detto che questa è una riserva in sospensione di imposta che rimane iscritta a bilancio, quindi incrementa il valore del patrimonio, ma di per sé non è, come dire, distribuibile. Se un soggetto, un'impresa che ha fatto questa rivalutazione volesse anche utilizzare questa riserva e quindi distribuirla in ipotesi soci, questa può essere affrancata pagando anche qui un'imposta sostitutiva del 10%, e con questo pagamento di fatto diventano come dire, riserve che sono distribuibili al pari delle riserve degli utili. Quindi devo dire che è una possibilità questa che viene offerta sulla rivalutazione dei beni d'impresa estremamente importante, ha delle condizioni di innegabile vantaggio, perché pensate, la stessa legge di bilancio del 2020 prevedeva, a parte una differenziazione fra beni ammortizzabili e non, ma comunque un'imposta minima del 12%, quindi devo dire che c'è una evidente situazione di innegabile convenienza che deve far riflettere le imprese su questa opportunità che viene offerta, soprattutto anche in relazione al fatto comunque che possa essere effettuata anche senza ricorrere al pagamento della imposta sostitutiva qualora si ritenga di dover ricorrere a questa possibilità. Un'altra considerazione, l'ultima, è questa, che agli effetti del calcolo delle eventuali plus o minus valenze rileva, d'accordo, la cessione con riferimento alle cessioni effettuate con l'inizio del quarto anno. Quindi, poiché questa rivalutazione dovrebbe o può essere fatta nel bilancio 2020, significa che l'eventuale plusvalenza rileva di un bene rivalutato soltanto dall'1/1/2024 per coloro che hanno fino a quel momento che hanno un esercizio coincidente con l'anno solare. Fino a quel momento, agli effetti del calcolo della plusvalenza o della minusvalenza, si fa riferimento al valore ante rivalutazione. Ecco. Posso fare una domanda? Sì. E quindi l'elemento di novità, la Federazione si sta impegnando per cercare di introdurre una novità normativa all'interno, cioè portare all'attenzione del legislatore una novità normativa. Esatto, esatto. Infatti, ecco, poiché questo è un provvedimento, è un decreto legge, quindi come tutti voi sapete deve essere convertito in legge, la Federazione quindi ha predisposto un emendamento che ci auguriamo possa passare in sede di conversione, visto e considerato che comunque, anche se è una situazione di vantaggio, comunque l'erario riscuote e si auspica che evidentemente le imprese, come dicevo, vi facciano ricorso, sia appunto in sede di conversione ci auguriamo che possano essere ricompresi anche i beni oggetto caratteristici, appunto, quindi oggetto dell'attività delle imprese orafe, quindi anche le materie prime e quindi anche i beni che fino adesso sono sempre stati esclusi, perché questa legge si rifà in maniera puntuale a una normativa del 2000, la legge 342, che appunto identifica e ha sempre identificato nel tempo tutti i beni, quindi immobili compresi, quindi beni ammortizzabili e non ammortizzabili, con la sola esclusione dei beni che sono oggetto dell'attività dell'impresa. Ecco. Ecco. Quindi ci auguriamo appunto che possa passare questo emendamento e che anche il magazzino delle imprese orafe possa essere oggetto, se passa questo emendamento, di rivalutazione. Magazzino. Come dicevo prima, però, francamente, personalmente ritengo che tutte le imprese, comprese le nostre aziende orafe, ecco, considerino molto attentamente questa opportunità che vedo, lo dico ancora, di estremo interesse soprattutto per la patrimonializzazione degli asset aziendali.
Ecco, magari una piccola precisazione. Chiaramente la rivalutazione del magazzino riguarderà, se possibile, se il legislatore accoglierà la nostra proposta, le aziende che valutano il magazzino con il sistema LIFO, cioè la cosiddetta emersione della riserva LIFO, per cui ho a magazzino dell'oro acquistato, della materia prima acquistata a valori molto più bassi rispetto a quelli attuali, quindi ho potenzialmente una riserva di bilancio che non emerge e che invece posso far emergere con questo tipo di normativa innovativa che vorremmo cercare di introdurre. Sarebbe un'operazione molto molto importante e molto conveniente per tutti. Grazie comunque. Io mi fermo qui e quindi passo proprio a te, Walter, la parola perché tu appunto esponga i punti relativi alla legge numero 7 e al REVERS. Sì, dunque, come ha detto il dottor De Pascale nell'ambito della prolusione, nell'ambito del suo intervento introduttivo, noi ci siamo occupati anche dell'emanazione della legge 7/2000, che è stata la legge che ha, recependo la direttiva della CE, allora si chiamava CE, ha abrogato il monopolio e quindi ha dovuto regolamentare gli aspetti di compravendita dell'oro sostanzialmente, no? Ricorderete tutti che prima l'oro, le cessioni di oro erano un monopolio dello Stato. Quindi la legge 7/2000 ha abrogato questo monopolio in funzione, recependo la direttiva di abrogazione. Chiaramente stiamo parlando di una legge del 2000, quindi questa legge è una legge ormai molto datata, purtroppo, per tutti noi, e che necessita di manutenzione. In particolare ci sono tanti temi che dovrebbero essere, diciamo, rivisti, approfonditi, analizzati, però abbiamo un problema con l'evoluzione anche industriale nell'ambito del vostro settore. Abbiamo assistito a molti cambiamenti dei processi produttivi, eccetera, per cui abbiamo anche un problema sostanziale che riguarda, per esempio, una corretta definizione da un punto di vista fiscale del concetto di semilavorato o materiale d'oro. Ci sono diverse normative che si occupano della definizione di queste fattispecie di prodotto, possiamo chiamarli così, però nessuna di queste normative dà una definizione chiara che possa essere utilizzata in assoluto nell'ambito di tutti i provvedimenti regolatori del settore. Per questo motivo ci siamo impegnati a cercare di ottenere delle definizioni che possano andare bene per tutte le varie normative, quindi le normative sui marchi, le normative fiscali, le normative antiriciclaggio, eccetera. La legge 7/2000, come dicevo prima, tra le altre finalità, ha avuto quella di introdurre delle prime regolamentazioni antiriciclaggio. Poi, come tutti ricorderete, l'antiriciclaggio è stato normato dalla legge 231 e successivamente, di recente, per quanto riguarda in particolare il settore cosiddetto dei compro-oro, è stata rinormata dal decreto legislativo 92 del 2017, che ha ulteriormente introdotto disposizioni in materia di antiriciclaggio per quanto riguarda proprio le cessioni di beni usati, no? Quindi i beni raccolti dai compro-oro che vengono ceduti a degli operatori che poi procedono con delle singole lavorazioni. Noi sappiamo tutti che la materia prima preziosa, quando entra in azienda, subisce lavorazioni molto complesse e chiaramente dalle lavorazioni vengono generati successivamente dei prodotti o dei preprodotti, se possiamo così definirli, che sono classificabili in due grandi macro categorie, come dicevo prima, i semilavorati e il materiale d'oro. Sostanzialmente, se vogliamo dare una definizione pratica, la materia prima, finché rappresenta bene valore, dice la legge 7/2000 in particolare, i passaggi del bene valore devono essere monitorati. La ratio della norma, come vi dicevo prima, era originariamente con finalità antiriciclaggio, cioè il poter tenere sotto controllo le compravendite di oro tra operatori
quando però quest'oro veniva compravenduto con finalità non industriali, ma con finalità di cessione di valore, sostanzialmente. Chiaramente però, come dicevo prima, l'oro poi, una volta immesso nel ciclo produttivo, si trasforma, si modifica, diventa un semilavorato o un materiale d'oro. Quindi noi riteniamo che poi questi semilavorati possono essere a loro volta ceduti all'interno della filiera di produzione e riteniamo opportuno avere un chiarimento, perlomeno dall'ente che regola questo tipo di disposizione, che poi in realtà è Banca d'Italia, avere appunto questo chiarimento che ci chiarisca che nel momento in cui il bene cessa di essere, cioè la materia prima, cessa di essere tale, cioè diventa o materiale d'oro o semilavorato, nel momento in cui viene compravenduta in quella forma, non ha più necessità di essere monitorata per quanto riguarda le compravendite. Noi riteniamo che questo tipo di interpretazione sia corretta, proprio perché, hai 3 minuti. Perché nel momento in cui la materia prima si modifica nella sua consistenza e diventa sostanzialmente materia di produzione sotto forma di un prodotto che però non è destinato al consumatore finale, e comunque si trasforma in un bene che non ha più, in caso di compravendita, non ha più necessità di essere monitorato con finalità di controllo ai fini dell'antiriciclaggio, chiaramente. La stessa legge 7/2000 introduceva un concetto, introduce tuttora, è una norma ancora imperante, introduce il concetto in cui si dice: sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo esclusivamente in conto lavorazione ad un titolare del marchio di identificazione di cui è il decreto legislativo 22 maggio 1999, numero 251. La Banca d'Italia è intervenuta nel 2010 con un chiarimento specifico dove ha precisato: introduce un'eccezione a questo principio generale l'articolo 1,4 della legge 7/2000, che esclude dalla predetta riserva in favore degli operatori professionali in oro l'attività sull'oro da investimento e sul materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, quando esso sia destinato alla propria lavorazione industriale o artigianale o ad essere affidato esclusivamente in conto lavorazione ad un titolare del marchio di identificazione di cui è il decreto legislativo prima citato. Sostanzialmente, trattandosi di passaggi di materiale d'oro e semilavorati ad uso prevalentemente industriale, che avvengono esclusivamente all'interno della filiera di produzione del gioiello, si ritiene quindi che questo tipo di cessione debba essere esentato dagli obblighi di comunicazione dichiarativi con finalità antiriciclaggio. Di tale interpretazione, vedete nella slide, abbiamo chiesto conferma a Banca d'Italia e speriamo di ottenerla. L'altro argomento di cui vi volevo parlare riguarda il cosiddetto l'estensione del regime IVA del reverse charge. Noi ci stiamo battendo da anni per poter introdurre degli emendamenti alla normativa di cui l'articolo 17,5 del DPR 633 del 72, legge istitutiva dell'IVA. Come diceva il dottor De Pascale all'inizio, noi siamo stati il primo settore a cui è stato applicato il meccanismo del reverse charge. Credo che tutti conosciate questo meccanismo, il regime di inversione contabile, quindi l'obbligato al versamento dell'IVA non è il cedente, ma è il cessionario nell'ambito di questo sistema. Ed è un sistema di riscossione dell'IVA introdotto nell'ambito della direttiva istitutiva dell'IVA illo tempore, e introdotto proprio per limitare la possibilità di frodi. Come sapete, questo meccanismo del reverse charge è stato ormai esteso a moltissimi settori, diciamo a tutti i settori più, passatemi il termine, pericolosi dal punto di vista delle possibili frodi, per esempio l'edilizia, le prestazioni di servizi in edilizia in generale. Quindi c'è stata un'estensione
largamente generalizzata ai settori con finalità antifrode. La normativa istitutiva del regime di reverse charge all'interno del sistema di produzione dell'oreficeria è ormai anch'essa datata al 2000, insieme alla legge 7-2000, poiché è stata introdotta anche questa normativa dalla legge 7-2000. Pertanto la legge 7-2000 introdusse il comma 5 dell'articolo 17 del DPR 633 di cui parlavo prima, in cui si dice, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento, di cui l'articolo 10, numero 11, nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato. Il primo problema è il limite dei 325 millesimi. La domanda è riferito sia ai prodotti semilavorati che al materiale d'oro oppure ai prodotti solo e ai prodotti semilavorati? Questa è la prima domanda che siamo posti e che necessita di una risposta, sostanzialmente. Ma la seconda domanda riguarda il fatto che imporre un limite di 325 millesimi consente, per esempio, attraverso delle operazioni, tra virgolette, fraudolente, di poter abbassare il titolo, magari con dei processi di annacquamento del titolo, dell'oggetto che viene portato all'affinazione o alla lavorazione in generale, per poter poi addebitare l'IVA al soggetto che compra quel singolo materiale d'oro e non versarla. Sono le cosiddette frodi carosello, no? Quindi noi abbiamo pensato a come poter contrastare questo tipo di comportamento. In più c'è il problema dell'oro cosiddetto usato, raccolto dai compro-oro. Anche lì noi siamo riusciti ad ottenere da parte dell'Agenzia delle Entrate delle interpretazioni che hanno, diciamo, accolto più o meno le nostre tesi, ma non hanno chiarito del tutto il meccanismo di cessione da parte di un compro-oro ad un soggetto che acquista quell'oggetto, anche se usato, solo allo scopo di estrarne l'oro fino in esso contenuto. Questo è un tema che con l'Agenzia delle Entrate abbiamo affrontato diverse volte, siamo riusciti ad ottenere un'interpretazione attraverso una risoluzione, la quale però ha lasciato dei punti oscuri. E quindi noi stiamo cercando di introdurre, proprio nell'ambito della legge istitutiva dell'IVA, al fine di chiarire definitivamente quale debba essere il trattamento fiscale in questi casi, degli emendamenti, che sono essenzialmente. All'articolo 17, quinto comma del DPR 633 del 72, sono apportate le seguenti modificazioni. Al primo periodo, dopo le parole prodotti semilavorati, è inserita la seguente, entrambi, in modo da fare chiarezza su quale debbano essere i prodotti soggetti al limite dei 325 millesimi. Lettera B è aggiunto infine al seguente periodo. La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. Pensiamo, non so, ci avevano posto dei quesiti, se non ricordo male, per esempio rispetto a delle paste che vengono usate voi molto più di me siete esperti nella lavorazione, delle paste che hanno un contenuto di materiale aurifero, no? E non si capisce, ma queste paste che vengono cedute sono dei prodotti finiti o sono dei semilavorati? Si può applicare il regime di reverse charge o bisogna soggettarle ad IVA? E probabilmente ce ne saranno altre di fattispecie di questo tipo, no? Con l'introduzione di questo emendamento, su cui noi ci stiamo battendo, credetemi, ormai da anni, noi risolveremo la questione del tutto, perché chiaramente, sostanzialmente noi diciamo, ciò che conta non è l'oggetto in sé o la sua forma o la sua natura, ma il contenuto di materiale aurifero che ha. Se il valore di quell'oggetto
dipende esclusivamente o in modo trascurabile, non trascurabile comunque, dal valore del fino in esso contenuto, allora a quell'oggetto si deve applicare il regime di reverse charge. In poche parole, se io sto comprando dell'oreficeria usata, non la sto comprando perché mi piace quel gioiello, quell'anello, quella catena, eccetera. La sto comprando esclusivamente perché vorrei estrarne il valore del fino contenuto. Mi dicono che sto andando lungo e quindi interrompo, vi ringrazio e passo la parola al collega Paolo Ceola, che si occuperà anche lui di reverse charge e semilavorati. Perfetto. Ora, buonasera a tutti. Abbiamo appena visto nel corso del precedente intervento che la soluzione definitiva riguardo all'applicazione del regime di reverse charge ai semilavorati è rappresentata sostanzialmente unicamente dalla modifica dell'articolo 17,5. Però, conoscendo i tempi del legislatore, in attesa dell'auspicata approvazione dell'emendamento all'articolo 17, abbiamo cercato di trovare una soluzione temporanea all'incongruenza che abbiamo constatato nell'ambito appunto del trattamento dell'oro industriale. Mi riferisco in particolare, come accennava Walter, al trattamento delle polveri d'oro e al trattamento delle paste contenenti polveri d'oro che vengono impiegate nella saldatura dei gioielli. E nella ricerca di una soluzione ponte temporanea non si può prescindere dall'analisi della normativa esistente. E a questo punto il punto di partenza non può che essere appunto la direttiva IVA, la direttiva 112 del 2006, direttiva comunitaria. Perché? Perché l'articolo 198 permette appunto agli Stati membri di introdurre una deroga al principio di carattere generale, appunto per cui l'IVA è dovuta dal cedente. Cioè prevede la possibilità di introdurre il reverse charge appunto per il materiale d'oro e i semilavorati di purezza pari o superiore ai 325 millesimi. L'Italia, appunto, come accennava Walter, si avvalsa di questa facoltà. Se ne avvalsa però recependo letteralmente il dettato della direttiva comunitaria, senza nulla aggiungere o senza nulla specificare. Ed è qui appunto che sono sorti i problemi. Perché? Perché, ad esempio, una recente sentenza della Corte di Giustizia europea, sentenza del 26 maggio 2016, nella causa C550 del 2014, afferma appunto, ribadisce che la direttiva IVA comunitaria non solo non contiene una definizione, diciamo, di materiale d'oro di semilavorati, ma chiarisce anche, e la cosa è più importante, che non esiste alcun criterio interpretativo della direttiva medesima che permetta di arrivare a conclusioni soddisfacenti. A questo punto è chiaro che se la direttiva comunitaria è affetta da una carenza definitoria, è evidente che anche l'articolo 17,5, che ha recepito letteralmente la direttiva, ha la stessa carenza. Per cercare di sopperire a questa incertezza, onestamente, è intervenuta a più riprese anche l'Agenzia delle Entrate con numerose risoluzioni. Cito ad esempio la 168 del 2001, la 375 del 2002, la 161 del 2005, che però, a nostro parere, non sono giunte a dei risultati soddisfacenti. In particolare, mi riferisco alla risoluzione che è citata nella slide, la 161E del 2005, che esclude dei semilavorati, esclude, e considerandoli dei prodotti finiti, le chiusure per collane e le montature per anelli, con una motivazione. La motivazione sarebbe che l'assemblaggio e l'incastonatura, siccome non comportano una vera e propria trasformazione, una lavorazione del prodotto, non consentono di considerare appunto le montature e i bracciali dei semilavorati, ma diventano dei prodotti finiti. È chiaro che questa conclusione, a nostro avviso, non fa altro che aggiungere ulteriore incertezza. Perché? Perché porterebbe a dover distinguere fra lavorazioni, cioè fra lavorazioni che garantiscono a un prodotto la sua qualità di prodotto finito e quelle che non la garantiscono.
Anche la Banca d'Italia ha fornito dei chiarimenti in merito, abbiamo visto, gli ultimi sono del 2010, però anche qui non c'è alcuno sforzo definitorio, non troviamo all'interno dei chiarimenti della Banca d'Italia alcuna definizione di cosa sia il semilavorato o il materiale d'oro, c'è solo un'elencazione. Bisogna dire che anche le amministrazioni doganali, addirittura non solo quelle italiane, ma quelle di vari paesi comunitari, si sono occupate dell'argomento. Ed esistono numerose informazioni tarifarie vincolanti, anche italiane, che si sono occupate di semilavorati. Però bisogna dire che, da un lato, la normativa doganale ha delle finalità diverse e in più anche i criteri classificatori, diciamo, della nomenclatura combinata sono diversi da quelli IVA. E quindi anche le conclusioni a cui sono giunte le amministrazioni doganali non ci sono parse sufficienti. Bisogna dire però che, a nostro avviso, una soluzione esiste, temporanea, ma esiste, ed è rinvenibile appunto nella normativa italiana di settore. La normativa italiana di settore è data appunto dal decreto legislativo 251 del 99 e dal DPR 150 del 2002, che sono appunto rispettivamente il decreto che contiene la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e il regolamento di attuazione di tale decreto. In particolare, l'articolo 1 del regolamento di attuazione, al comma 1, lettera C, numero 3, contiene una definizione di semilavorato. Definizione di semilavorato che, dal nostro punto di vista, rappresenterebbe un ottimo punto di partenza per giungere a una definizione di semilavorato che sia valida anche ai fini fiscali. Ma in più, questo articolo 1 del regolamento di attuazione è importante perché, per un altro aspetto, perché contiene un'elencazione di beni che, a nostro avviso, può rivelarsi utile nella definizione dell'altro elemento del comma 5 dell'articolo 17, che è appunto il materiale d'oro. Questo ci permetterebbe di individuare in modo completo l'ambito di applicazione del 17,5. Questo ovviamente a livello temporaneo, in attesa dell'auspicata approvazione dell'emendamento da noi proposto. Quindi, se andiamo in conclusione, diciamo, a nostro avviso l'articolo 17,5 dovrebbe interpretarsi in questa maniera. Per materiale d'oro, e mutuando appunto dall'articolo 1 del decreto del regolamento di attuazione, dovrebbe intendersi l'oro una sua lega di purezza ovviamente pari o superiore a 3,25, perché il riferimento alla purezza, a nostro avviso, come diceva Walter, va riferito sia al materiale d'oro che ai semilavorati. Appunto, per materiale d'oro si deve intendere l'oro una sua lega nelle seguenti forme: lingotti, pani, verghe, bottone, granuli, in genere ogni prodotto ricavato da fusione, laminati e trafilati in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione, le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica e le leghe brasanti. Questo ovviamente finirebbe per includere una volta per tutte, ad esempio, le polveri nell'ambito del reverse charge. Per semilavorato invece deve intendersi quanto previsto dal regolamento di attuazione, con alcune precisazioni. Quindi i semilavorati sarebbero quindi quei prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultino diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Quindi i semilavorati sarebbero tutti quei prodotti che necessitano di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione per poter essere utilizzati da parte del consumatore finale che non sia un soggetto passivo IVA. Però, e questo è importante aggiungerlo, fra ulteriori lavorazioni da eseguirci sono da ricomprendersi anche l'assemblaggio e l'incastonatura. Ed infine, nel materiale d'oro devono essere ricompresi anche i gioielli usati destinati alla fusione, che sono appunto già stati oggetto di una risoluzione che è stata da noi propugnata ancora nel 2013, anche se abbiamo iniziato a inseguirla nel 2011, perché per ottenere questa risoluzione abbiamo dovuto impiegare 2 anni, e che quindi anche i gioielli usati devono essere considerati materiale d'oro e quindi si deve applicare il reverse. Concludo brevemente ricordando che questo argomento specifico, quindi la definizione di semilavorato e di materiale d'oro, è oggetto di un'istanza di consulenza giuridica che, come Federography, abbiamo presentato di recente in Agenzia delle Entrate.
Speriamo che anche in questo caso la risposta dell'Agenzia accolga le nostre conclusioni. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera. Dunque, adesso dovremmo avere un collegamento da Alessandria, cioè un collega Matteo, che dovrebbe occuparsi del prossimo argomento, che è cessioni intra-UE e mezzi di prova. Matteo, batti un colpo. La regia si sta attivando. Mi sentite? Ti sentiamo. Se Walter mi dà il via libera. Ok. Ci sentiamo. Ok. Un caro saluto e una scusa a tutti i presenti in sala, non ho potuto raggiungervi e partecipare a questa chiacchierata. Cerco di essere estremamente sintetico su un tema molto complesso che coinvolge le problematiche nei traffici internazionali delle imprese. Evidentemente, parlando di gioielleria, parlando di oreficeria, il mercato domestico è inevitabilmente la dimensione internazionale, quindi tocca tantissimo lo scenario e le persone con cui ci stiamo confrontando. Federorafi, in questo contesto, prima di me hanno parlato i colleghi che hanno descritto sostanzialmente i work in progress, il lavoro che in qualche modo si sta facendo, cercando di ottenere delle risposte. Io, in conclusione, ho una sorta di piccola nota positiva, cioè portiamo una notizia positiva di un risultato già raggiunto. Federorafi è parte del sistema Confindustria, il sistema Confindustria si è speso enormemente per cercare di dare chiarezza sin da subito agli operatori su come procedere con il sistema di prova nell'ambito della cessione intracomunitaria. Vado molto velocemente, uno degli elementi critici in questi 20 anni di gestione del cosiddetto sistema transitorio dell'EVA comunitaria era l'acquisire la prova del terzo requisito, cioè la prova dell'effettivo trasporto tra un paese, immaginiamo l'Italia come problematica del cedente, quindi del fornitore, le imprese che in qualche modo ospitiamo in sala in questo momento, di cui siamo ospiti in sala in questo momento, che devono dimostrare il fatto che si è materialmente realizzato un trasporto fino ad una destinazione di un altro paese comunitario. È stato sempre il problema in questi 20 anni, per cui nel 2018 è intervenuto un regolamento comunitario che aveva un obiettivo banale, quello di fare chiarezza, cioè evitare interpretazioni arbitrarie da parte delle amministrazioni finanziarie e nel contempo aiutare il cedente o comunque gli operatori a trovare un punto di sintesi su quello che potevano essere le prove. Lo fa introducendo un meccanismo presuntivo. Se hai quei sistemi, quei documenti, quelle prove, non c'è nessuna amministrazione finanziaria che può dire a te impresa che il trasporto non si è avverato e conseguentemente recuperare l'IVA. Bene. Questo tipo di sistema, che è un sistema fondato su una presunzione, ha creato un po' di confusione nella fine del 2019 all'inizio del 2020, confusione che il sistema Confindustria e Federorafi ha inteso cercare di governare, perché evidentemente il sistema di prove che veniva richiesto aveva un punto debole enorme nell'ipotesi molto diffusa della cosiddetta cessione ex vos e non affrontava un tema estremamente diffuso all'interno del settore anche a cui ci rivolgiamo, che è il trasporto al seguito. Questo tipo di impostazione aveva avuto la necessità di trovare un elemento di chiarezza. Questo elemento di chiarezza è pervenuto attraverso un'attività che sin dall'autunno del 2019 Confindustria ha sviluppato prima col Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che cura le relazioni internazionali, di conseguenza il dialogo con la Commissione Europea, e poi con l'Agenzia delle Entrate. Voi sapete che l'Agenzia delle Entrate ha avuto un lungo periodo transitorio di avvicendamento. Come si è insediato il nuovo direttore, quasi subito con la circolare 12E del 2020 si sono consolidati e chiariti in modo abbastanza semplice i concetti che in qualche modo i lavori preparatori avevano cercato di sviluppare. Sostanzialmente affermiamo che cosa? Affermiamo che le prove previste all'interno del regolamento sono prove presuntive ed è un elemento in più, ma non viene cancellata la prassi che precedentemente
si era sviluppata. Questo tipo di elemento ha consentito, con un lavoro molto analitico di risposta ai quesiti degli iscritti, fortemente stimolato da Maurizio Bertoncello, il nostro consigliere delegato alla fiscalità, che su questo tema ci ha pressati molto nel trovare delle risposte che fossero semplici, ai due temi che avevo anticipato precedentemente. Nel caso dell'ex-works, che cosa si può fare? Recuperando la prassi precedente, che è stata oggi legittimata in maniera esplicita dalla circolare 12 del 2020, quindi nessuno può dire che risoluzioni del passato non possano applicarsi al caso concreto, si può utilizzare la risoluzione 477 del 2008 per andare a dire, nel caso dell'ex-works, che la prova dell'avvenuto trasporto a destinazione di un paese diverso dall'Italia può essere fornita da una certificazione, da una comunicazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario. Su questo esempio agli associati abbiamo fornito anche un form, uno schema che in qualche modo a nostro giudizio richiama quello che è lo standard europeo e sicuramente conforme ad uno standard che è stato introdotto da una decina d'anni per legge, ad esempio in Germania. Ma in più l'elemento del trasporto tramite X-Works, che magari attiva sempre una terza parte perché c'è di mezzo un vettore, questo tipo di elemento non risolveva il caso che invece viene rappresentato come trasporto al seguito. In caso di trasporto al seguito, di fatto non c'era una terza parte, non c'era un vettore. Ebbene, nessuno dice che la certificazione del destinatario debba essere necessariamente associata anche a documentazioni relative al trasporto. Anzi, la circolare 12 è stata chiara nell'andare a dire che le nuove presunzioni previste a livello comunitario non affrontano il tema dei trasporti al seguito, perché non affrontano i temi in cui ci siano produzioni di documenti non originate da terza parte indipendenti e di conseguenza tipicamente dei trasportatori. E allora in questo senso, su stimolo, lo rinnovo la situazione, Maurizio Bertoncello, che per noi è la sintesi sostanzialmente dell'impresa, abbiamo emendato recentemente la nostra circolare di comunicazione estremamente sintetica su questo tema, andando a dire che nell'ambito del trasporto al seguito, in conformità con quello che è previsto dalla prassi riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario e conformemente a quanto è stato richiamato dalla circolare 12 del 2020, quindi sostanzialmente aderendo in toto a quello che gli organi di controllo ci chiedono, può essere normalmente provato attraverso la documentazione del cedente o del destinatario attraverso dichiarazioni di responsabilità sostanzialmente di ciò che è avvenuto e alimentando il flusso documentale con l'ulteriore flusso ordinario previsto nell'ipotesi di una cessione, che è un documento di trasporto che consigliamo in qualunque caso di formulare, proprio perché è un elemento che evidenzia ulteriormente il tragitto, gli elementi, alcuni elementi informativi che magari possono essere più espliciti di quello che potrebbe essere richiamato all'interno di una fattura. E quindi sostanzialmente Federografi, mettendo insieme risposte ufficiali che ha ottenuto anche grazie al sistema Confindustria da parte del Dipartimento delle Finanze dell'Agenzia delle Entrate e dall'altro colmando un vuoto ma facendo sostanzialmente un'operazione che non è nemmeno dottrinale, non è nemmeno interpretativa, ma è semplicemente una connessione logica, un'esplicitazione di concetti già presenti all'interno della circolare, ha inteso fornire piccole linee guida operative che ci consentono sostanzialmente di affrontare in modo corretto e senza rischi di contestazioni molto pericolose le cessioni intracomunitarie. Ricordo me stesso che il livello di rischio connesso alla mancata produzione di prove è tanto più rilevante nel momento in cui il prodotto che compravendiamo ha un valore intrinseco significativo, perché è chiaro che quando l'imponibile è elevato automaticamente anche l'IVA che potrebbe essere contestata e pretesa in restituzione automaticamente è elevata. Parliamo di oreficeria, ma parliamo anche di gioielleria, nel momento in cui parliamo di questi due tipologie di prodotti che sono oggi nella vetrina di Voice a Vicenza, automaticamente
è facile immaginare che non stiamo parlando di prodotti a basso valore e quindi inevitabilmente un'attenta gestione di un rischio potenziale dal punto di vista fiscale è un elemento che aiuta, come diceva Stefano De Pascale nell'introduzione, il direttore De Pascale nell'introduzione, introduce un'attenzione, una cura che il gruppo fiscale di Federografi pone alle questioni per far funzionare meglio le imprese orafe e le imprese del settore tutto. Con questo vi saluto e un buon lavoro e grazie della partecipazione che ci ha seguiti. Grazie Matteo. Perfetto, grazie Matteo d'Alessandria. I tempi non ci permettono di andare oltre perché segue un altro evento. Sono arrivate 7 domande sul nostro indirizzo email, risponderemo ovviamente nei prossimi giorni. Non ringrazio i presenti, le persone collegate, i nostri relatori e Voice ancora una volta per l'ospitalità e alla prossima occasione. Grazie a tutti e buona serata.